Ieri, importante manifestazione a Villa San Giovanni in Calabria, a cui hanno preso parte, oltre vari esponenti di spicco della politica nazionale e locale, anche l'eurodeputato molisano Aldo Patriciello. Una trasferta che ha consentito al membro italiano della Commissione europea sull'industria, ricerca e energia di poter premiare il merito e l'eccellenza e la qualità di 21 imprese calabresi. A margine del convegno, l'onorevole Patriciello ha avuto modo di riportare quanto il Parlamento europeo sta facendo per aiutare, nell'evidente momento di congiuntura, tutte le imprese che chiedono quotidianamente sostegno. Sono convinto che la caparbietà, la determinazione, anche la voglia di fare del popolo calabrese come delle altre regioni del sud potranno uscire fuori da questa difficoltà. Le risorse europee sono tantissime, c'è una spinta a snellire, a sburocratizzare quello che sono le norme per evitare che attraverso i meccanismi di, in qualche modo noi diciamo, di compressione di bilancio, ossia la difficoltà che hanno le regioni per il patto di stabilità a spendere velocemente. Se riusciamo a superare questa difficoltà, non solo la Calabria, ma il Sud potrà rimettere in moto il cammino, certo in un momento di congiuntura negativa e considerando che c'è questa nuova politica che sta nascendo di essere maggiormente efficienti e soprattutto dobbiamo cercare di in qualche modo di ridare fiducia e speranza ai nostri giovani. In questo momento dunque, ha detto Patriciello, solo con gli investimenti sulla ricerca, sull'ottimizzazione dei propri mezzi che l'industria nazionale potrà sperare di uscire da una crisi che sta scoraggiando gli imprenditori a poter dar di più. In questo scenario l'impresa deve guardare alla competitività, all'efficienza e soprattutto ad avere prodotti che siano innovativi. Allora si incrocia il tutto con maggiore sforzo sulla ricerca. Noi vinceremo la scommessa delle imprese, dell'economia, se siamo capaci di investire di più sulla ricerca. È la ricerca l'elemento forte che potrà consentire al mondo imprenditoriale di dare fiducia, speranza. Certo, oggi gli imprenditori vivono una grande difficoltà, le banche non accompagnano le imprese, avere la banca che ti accompagna in progetti di sviluppo è un'impresa vera, se non titanica. Beh, io credo che in qualche modo con quello che il governo sta mettendo in atto e con la fiducia che dovrebbe venire fuori da un'Europa, da una coesione ritrovata, possiamo dire che auguriamoci che ce la possiamo fare. In Europa siamo fiduciosi, stiamo mettendo in piedi tutte le azioni correttive, con la fiducia che il mercato darà all'Europa e poi a cascata ai singoli paesi, l'Europa diventerà più forte di prima e soprattutto darà quello slancio per la ripresa economica.